Nell'ambito del progetto europeo Creando Puentes, siamo in visita al Museo Medievale di Bologna, ospitato nel quattrocentesco Palazzo Ghisiraldi in pieno centro cittadino. Un progetto che coinvolge Spagna, Germania, Italia, Portogallo e Belgio con l'intento di promuovere l'inclusione sociale, l'acquisizione di abilità e competenze europee nei minori mediante la sinergia tra scuola, museo, università, territorio, enti educativi culturali attraverso lo scambio di buone pratiche. Gli artisti di Muse accompagnano in visita guidata la classe terza A della scuola Casaralta in questa piacevole e interessante visita. Le prime stanze raccontano la formazione del museo, sia la collezione di meraviglia realizzata da Ferdinando Cospi e la raccolta scientifica di Luigi Ferdinando Marsigli, una vera e propria Wunderkammer. Meraviglia tra le meraviglie è il Museo dell'OM, museo fondato da Chiara Pergola nel 2009, situato all'interno di un comò del XIX secolo. Praticamente un'esposizione in miniatura che riprende, anche scientificamente, la struttura del museo, a dimostrazione del dialogo continuo tra museo medievale e l'arte contemporanea. Si prosegue col nucleo medievale e del primo rinascimento, costituito da opere collegate alla storia cittadina, come nel caso dell'imponente statua di Bonifacio VIII. Alla storia cittadina è collegata la selenite, pietra tipica bolognese utilizzata nella realizzazione di opere architettoniche, in particolare per la parte più antica del palazzo. E infine un canto con Barbara Valentino, tutti insieme. Cosa che mi ha impressionato di più sono stati la parte dei cavalieri. Di questo museo mi è piaciuto tanto la spada, che era pure un fucile. E la cosa che mi vorrei ricordare è tutti i modellini, le città, il modellino di Bologna. Io Bologna medievale me la immagino con tanti castelli, soprattutto fatti con la pietra che assomiglia alla luna, che il suo nome è proprio stato detto dalla dea della luna.